E a un certo punto ho sentito un gran botto, mi sono alzato, mi sono affacciato da quella finestrella là in fondo e ho visto del polverone, pensavo fosse fumo. Intanto suonavano la porta ed erano i vigili che mi chiedevano di uscire perché c'era stato un crollo. Un disastro che poteva essere una tragedia, perché sotto quel tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, a due passi dal Campidoglio e dai fori imperiali, si celebrano tantissimi matrimoni. Ma oggi, grazie al cielo, non c'era nessuno quando intorno alle 15 il bel soffitto a cassettoni è venuto giù. Nessun ferito, ma uno scenario di distruzione, con calcinacci e travi spezzate che ora occupano la navata. Sono crollati tre quarti del tetto, che resisteva dal XVII secolo, della chiesa costruita dall'Arciconfraternita dei Falegnami, di proprietà del Vicariato di Roma e affidata alla tutela del Ministero dei Beni Culturali. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a eliminare alcune parti pericolanti. La metteremo noi in sicurezza, stiamo facendo intervenire dei droni specializzati con telecamere apposite dal Dipartimento proprio per poter controllare dall'alto, fare una verifica e dopo decidere l'eventuale recupero dei beni all'interno, che sono quadri di inestimabile valore all'interno. La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami è stata costruita sopra il famoso carcere Mamertino, luogo cruciale sia dal punto di vista archeologico che religioso, dato che secondo un'antichissima tradizione sarebbe stata la prigione in cui furono detenuti San Pietro e San Paolo e dove San Pietro con un bastone avrebbe colpito la roccia facendo scaturire l'acqua che utilizzò per battezzare reclusi e carcerieri. Secondo fonti dei Vigili del Fuoco, anche parte del carcere avrebbe subito danni, ancora da verificare.